Telecountry News a Ciampino, quest'oggi in piazza Leonardo da Vinci per l'inaugurazione della stele dedicata agli aviatori. Il generale Carlo Greco, presidente fino a 3 mesi fa dell'Associazione dell'Arma dell'Aeronautica Militare, è il promotore, quello che ha mosso tutto quello che si è verificato oggi affinché si realizzasse il monumento che è alle nostre spalle. Generale. Allora sì, diciamo che questa iniziativa del monumento agli aviatori d'Italia era già da tempo in programma, ma dico diversi anni fa. Varie vicissitudini l'hanno portato avanti, finché negli ultimi 3 anni ho rimodulato il progetto, l'ho presentato in comune. Il comune è stato estremamente disponibile a recepirlo, soltanto che chiaramente i tempi erano cambiati e anche dal punto di vista finanziario. Si dà il caso che è rimasto nel cassetto e circa un anno fa ad un certo momento ha ripreso vigore e siamo arrivati ad oggi con la sua inaugurazione. Con il sindaco, la signora Daniela Ballico, Telecountry News di nuovo a Ciampino, sindaco. Intanto complimenti perché, come ci siamo detti l'altro giorno, ci seguite anche in questa occasione assolutamente ufficiale e vi ringraziamo perché diamo modo così davvero a tutti i cittadini che non sono potuti essere presenti qui oggi comunque a vedervi e a partecipare comunque a questa importante cerimonia che abbiamo celebrato questa mattina. Ciampino è la città del volo, quindi ci è sembrato assolutamente giusto e doveroso dopo tanti anni, devo dire, che l'amministrazione e l'associazione rincorreva insomma un monumento dedicato agli aviatori, di esserci riusciti, quindi sono onoratissima di aver oggi tolto il drappo a questo monumento, a tutti gli aviatori d'Italia che tanto hanno fatto per la storia del nostro paese. Schietto d'onore, a te. Schietto d'onore, presentato, alza bandiera. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.